Tutti, come avete visto dalla sigla, andiamo a farò qualche esercizio di riepilogo riguardante questa scomposizione che abbiamo introdotto nel precedente video, riguardante cioè quelle somme o differenze di un binomio rappresentato da una somma o differenza di potenze uguali, sia di ordine pari che di ordine dispari. Cominciamo con questo. 64 a alla sesta più b alla sesta. Dunque, come abbiamo visto, questo come lo possiamo scrivere? 64 è un 2 elevato alla sesta, 8 per 8, 2 al cubo per 2 al cubo, quindi questo lo possiamo scrivere come 2a tutto quanto alla sesta più un b tutto quanto alla sesta. Oh, abbiamo visto che il nostro a alla sesta è 2a, il b alla sesta è b. A alla sesta più b alla sesta è una somma di potenze uguali pari, che in generale non si può fare, ma lo possiamo fare se riconduciamo questo a una somma di cubi, scrivendolo cioè come un 2 per 3, cioè un 4a al quadrato, cioè il quadrato di 2a, tutto quanto al cubo. Come vedete, infatti, 4 al cubo è proprio 64, mentre questo lo scriviamo come b elevato al quadrato, tutto al cubo. Ricordo che vale la regola della potenza di potenza, 2 per 3, 6, e quindi a questo punto avrò che il mio a cubo più b cubo, a è 4a quadro, b generico e b quadro, sarà somma delle basi, 4a quadro più b quadro, che sappiamo, abbiamo visto, non si può scomporre, per il falso quadrato, che è quadrato del primo, 16a alla quarta, il quadrato del secondo, che è un b elevato alla quarta. Poi abbiamo il meno, cambiamo i segni, non mettiamo il 2, 4a quadro b al quadrato. Eccolo qua, la nostra scomposizione. Volevo vedere a questo punto, e volevo vedere un altro, sempre interessante, che è questo. A all'ottava meno 1, queste cose naturalmente le abbiamo viste, stiamo un po' riepilogando. Come si fa all'ottava meno 1? Anche questo in realtà è una differenza fra una all'ottava meno 1 all'ottava, quindi una differenza tra potenze uguali di ordine pari la possiamo fare. Possiamo scrivere come a alla quarta tutto al quadrato meno 1 alla quarta tutto al quadrato. Ricordo che 4 per 2 fa 8, no? Quindi 1 alla quarta, 1 al quadrato, 1 all'ottava è sempre 1, quindi questo è un 1 elevato alla quarta tutto al quadrato. Quindi si scriverà a quarto meno 1 per a quarto più 1, differenza di quadrati. Ma a quarto meno 1 a sua volta è una quadro meno 1 per una quadro più 1, abbiamo visto, perché a quarto è a quadrato è 1 e 1 al quadrato. Quindi si scriverà come a quadro meno 1 che moltiplica a al quadrato più 1, che moltiplica il nostro a alla quarta più 1. Dopodiché a quadro meno 1 ancora una volta è un'altra differenza di quadrati, quindi in definitiva scriveremo questo come a meno 1 per a più 1, che è il nostro quadro meno 1, per a quadro meno 1, ah, per a quadro più 1, che abbiamo visto non si può scomporre, così come non si può scomporre a alla quarta più 1. Sono binomi, tutti che ammettono soluzioni, sono scomponibili nel campo dei numeri complessi. Ed ecco quindi la nostra scomposizione. Ne vediamo ancora un altro. Vediamo ancora questo, per rimanere giusto in tema di sette potenze. Volevo vedere un b per a elevato un 6n più 1 meno a per b elevato 6n più 1. Beh, anche qui, prima di effettuare qualsiasi cosa, direi come al solito, quando abbiamo delle potenze, quando abbiamo dei simboli interi positivi al numeratore delle somme, dissociamo le somme. Quindi questo lo scriviamo come b che moltiplica a elevato 6n, che moltiplica un a, meno a che moltiplica un b elevato 6n per b. Dove vedete che in entrambi i casi possiamo raccogliere fattore comune un ab. E quello che rimane è un a alla 6n meno un b alla 6n, dove a alla 6n meno b alla 6n è una differenza fra potenze uguali di ordine pari, che sono 6, perché questo a alla 6n si può scrivere come a alla n tutto quanto alla sesta, così come b alla 6n si può scrivere come b alla n tutto quanto alla sesta. E quindi, nuovamente, lo possiamo scrivere lasciando questo ab davanti, avremo, questo è un a alla n tutto alla sesta, che però si può scrivere anche meno b alla n tutto alla sesta, che a sua volta lo possiamo scrivere come ab aperta quadra, come un a alla 3n tutto al quadrato, meno un b alla 3n tutto al quadrato. Abbiamo visto che si può scrivere anche come un a 2n al cubo e un b alla 2n al cubo, ma è preferibile farlo come differenza di quadrati, quindi scrivendolo come
abbiamo già visto questo caso qui, AB che moltiplica A alla 3n meno B alla 3n, che è A meno B, per A più B, ovvero A alla 3n più B alla 3n, ovvero A alla 3n meno B alla 3n e A alla 3n più B alla 3n sono rispettivamente differenze e somme di cubi, scrivibili come AB che moltiplica A alla n meno B alla n per il falso quadrato, che sarà A alla 2n più A alla n, B alla n, più un B alla 2n, tutto che moltiplica somma di cubi A alla n più B alla n, che moltiplica falso quadrato, che sarà lo stesso di questo, ma col segno che cambia, A alla 2n meno A alla n, B alla n, più un B alla 2n. Mettendo insieme e raccogliendolo un po' meglio, otteniamo il risultato che è AB che moltiplica A alla n meno B alla n, che moltiplica A alla n più B alla n, sembra quasi una preghiera, che moltiplica il primo falso quadrato, che è un A alla 2n più un A alla n, B alla n, più un B alla 2n, tutto che moltiplica un A elevato 2n meno A alla n, B alla n, più un B elevato 2n. Ed eccola qui la nostra scomposizione. 81x alla quarta meno y alla quarta. Bene, anche questo lo possiamo scrivere come un 9x quadro al quadrato meno un y al quadrato. Questa è una differenza, vedete, di potenze, perché 81 è un 81 3 alla quarta. 3 alla quarta x alla quarta meno y alla quarta. Differenza con potenze uguali, pari. Quando c'è la differenza fra le potenze pari la possiamo sempre pari e la possiamo sempre ricondurre a una differenza di quadrati. Infatti, questo si può scrivere come un 9x quadro meno y quadro che moltiplica un 9x al quadrato più y al quadrato, dove 9x quadro più y quadro non si può scomporre. Ricordo che a salvo eccezioni, la somma, eccezioni che abbiamo visto, la somma di potenze uguali pari non si può scomporre. Quello che si può fare invece è scomporre 9x quadro meno y quadro, che è un'altra differenza di quadrati, scrivibile come 3x meno y per 3x più y, tutto che moltiplica un 9x al quadrato più y al quadrato. Vediamone subito un'altra, che è questa, 32x alla quinta meno y alla quinta. Bene, che si può scrivere come 32 è un 2 alla quinta, come un 2x tutto elevato alla quinta meno un y tutto elevato alla quinta, che è del tipo a quinto meno b quinto, differenza di potenze uguali dispari. Alla quinta meno b quinto, ve lo ricordo, l'abbiamo scritto perché l'abbiamo dimostrato la scomposizione con il metodo, con la regola di Ruffini, che ci ha consentito, mediante una divisione, di sapere che subito che qui c'è un a meno b, e qui poi c'è un polinomio di questo tipo. Lo ricordate, è un a alla quarta più un b per a al cubo più un b quadro per a al quadrato più un b cubo per a più un b alla quarta. Lo ricordate? Naturalmente in questo caso faccio notare che il nostro 32x alla quinta meno y alla quinta. Allora, y è il nostro b, siamo d'accordo. Attenzione che x, ovvero il nostro a, il termine a nel nostro caso, vale 2x. Quindi attenzione che non dobbiamo mettere qua, ma un bel 2x. E al posto di b un y. Quindi con b e y non cambia niente. Cambia il fatto che qui non c'è a, ma c'è 2x. Quindi questo sarà un 2x meno y, a meno b. Che moltiplica, cominciamo. Allora, dobbiamo mettere 2x e elevarlo alla quarta, quindi 16x elevato alla quarta. Poi dobbiamo mettere un più, solamente y che moltiplica il cubo di 2x. Il cubo di 2x è 8, naturalmente, y, oppure x cubo, y possiamo mettere. Poi dobbiamo mettere il quadrato di y, quindi y quadro, e il quadrato di 2x che è 4x quadro, quindi più 4x quadro, y al quadrato. Poi dobbiamo mettere il cubo di y che è un y cubo più, per 2x, quindi un più 2x y cubo, e infine la quarta potenza di questo y, quindi un più y alla quarta. Bene, eccola qui la nostra scomposizione. Andiamo avanti con altre scomposizioni di questo tipo, vedete come è anche divertente farle. Poi naturalmente può anche, a molti probabilmente questo argomento non interesserà così tanto, ma andiamo a farne a questo punto altre scomposizioni. Dunque, proseguiamo. 243 più 32 alla quinta. Come dobbiamo comportarci? Beh, qui è un altro a quinto più b quinto, perché 243 è un 3 elevato alla quinta, 32 è un 2 alla quinta, a alla quinta, un a alla quinta, eccolo qui allora il nostro
somma di cubi che avrà 3 più 2a come primo termine. E qui ci sarà un termine simile a quello che abbiamo detto prima, con dei segni meno però. Perché in questo caso dobbiamo tener conto che primo termine abbiamo visto a alla quarta, quindi 3 alla quarta è un 9 per 9, 81, quindi 1,81. Poi la regola dice meno, dico meno a cubo b, quindi meno b a cubo, quindi meno b e 2a, quindi 2 a cubo b, 3 a cubo è un 27, 27 per 2 è un meno 54. A cubo b è 2a che moltiplica appunto un 27, 2a per 27 con il meno è un meno 54a più. Poi ci dice a quadro b quadro, quindi facciamo il quadro 2a che è 4 a quadro, quadro di 3 è 9, quindi un 36a al quadrato, ancora un meno a b cubo 3, 2a al cubo è un 8 a cubo, quindi meno 8 per 3, 24a al cubo, e poi più l'ultimo termine è un b alla quarta, il nostro b è 2a, che elevato alla quarta ci fa un 16a alla quarta. Ed eccola allora la nostra scomposizione che cercavamo. Vi faccio notare quest'altro, interessante anche lui. Qui abbiamo un x alla quinta più y alla decima. Apparentemente impossibile, perché abbiamo, abbiamo detto, qui non abbiamo una somma di potenze simili né dispari né pari, potenze diverse. Una dispari 5, l'altra pari 10, cosa possiamo fare? Allora basta scrivere questo come x alla quinta, y alla decima lo scriviamo come y al quadrato, tutto alla quinta. E allora abbiamo che x elevato alla quinta, y quadro elevato alla quinta, quindi lo possiamo scrivere come a più b, quindi x più y al quadrato, per la regola che abbiamo scritto sopra, a quarto, x quarto, meno a cubo b. Allora, x al cubo è x cubo, b quindi meno x cubo y quadro, no? Più a quadro b quadro, x è elevato al quadrato, y quadro è x quadro, quindi più x quadro y quarto, meno a b cubo, quindi x è a. B e y quadro al cubo y sesto meno x y sesto perché abbiamo un y quadro al cubo e poi più un y quadro alla quarta, un y all'ottava. Ed ecco la nostra scomposizione fatta. Vedete che sono tutte molto simili, basta riconoscere appunto, conoscere le nostre potenze, che ormai conosciamo. Se ve le scordate basta fare la divisione con Ruffini come vi ho fatto vedere nel precedente video. Volevo poi farvi vedere quest'altra, sempre interessante. Qua abbiamo un 128 meno x alla settima, y alla settima. Bene, dunque 128 per la cronaca è un 2 alla settima, no? E questo è un x, y alla settima. Qui bisogna ricordarci chi è a alla settima meno b alla settima. È simile ad a alla quinta meno b alla quinta, c'è cioè qualcosa in più. È sempre uguale a un a meno b che moltiplica il cosiddetto, non falso quadrato, il cosiddetto polinomio che c'è dopo, ovvero, ve lo dico subito, è un a alla sesta più b alla quinta più b quadro a alla quarta più b cubo a al cubo più b quarto a al quadrato più b quinto a e poi infine c'è un b alla sesta. Ora, qui il nostro a è 2, il nostro b è xy, quindi sarà un 2 meno xy senza dubbio che moltiplica 2 alla sesta. Oh, 2 alla sesta è un 2 al cubo per 2 al cubo. 2 al cubo è 8 per 8, 64. Chiedo scusa. Più b alla quinta, bxy. O se a alla quinta è un 32, quindi un 32 di xy. Poi abbiamo più b quadro a alla quarta. B quadro, x quadro, y quadro, 2 alla quarta è 16. 16, x quadro, y quadro. Poi,
B cubo A cubo, 8, X cubo, Y cubo, poi ancora, 4, X quarto, Y quarto, più 2, X quinto, Y quinto, fino ad arrivare a un X sesto, Y sesto. Ed eccola allora la nostra composizione, molto molto interessante. Andiamo avanti, X alla 13 più XY cubo. Sicuramente, prima cosa, raccogliamo un x e diventa un x elevato alla dodicesima più un y elevato al cubo. Attenzione adesso, x rimane davanti. Qui non abbiamo una somma di potenze simili né pari né dispari, ma possiamo scrivere x alla quarta come, scusa, x, chiedo scusa, x alla dodicesima, come un x alla quarta tutto elevato al cubo, così come y lo possiamo scrivere al cubo. Allora, dentro la parentesi quadra abbiamo una somma di cubi, che sappiamo essere pari a A più B per A quadro, meno B più B quadro, dove A vale X quarto, B vale Y. X che moltiplico? X quarto più Y, che non è evidentemente più scomponibile, è irriducibile, che moltiplica il falso quadrato. X alla 4 per 2, 8, meno Y, X quarto più Y quadro. E allora eccola in pochi secondi la nostra scomposizione. Passiamo oltre. Vediamo quest'altro. Qui abbiamo invece un A alla 9, meno A B alla 8. Vogliamo un A, fattore comune, e abbiamo un A alla 8 meno B alla 8, cioè una differenza di potenze simili pari di ordine 8, quindi scrivibile come A che moltiplica. Abbiamo visto A all'ottava è un A alla quarta per 2, B all'ottava è un B alla quarta per 2, quindi un A alla quarta meno B alla quarta per A alla quarta più B alla quarta. L'abbiamo già fatto prima, A alla quarta più B alla quarta è una somma di potenze simili pari che non è scomponibile, mentre è scomponibile A quadro meno B quarto, A quarto meno B quarto che è una differenza di quadrati. Scrivibile come? Con A davanti. Naturalmente riscriviamo questo A quarto più B alla quarta che ormai non si tocca più. A posto di A quarto meno B quarto si scrivo A quadro meno B quadro per A quadro più B quadro. Ovvero A quadro meno B quadro è un'altra differenza di quadrati scrivibile come A meno B per A più B, quindi avrò A che moltiplica A meno B per A più B che è il nostro A quadro meno B quadro, che moltiplica, facciamo a salire A quadro più B quadro, che moltiplica A quarto più B alla quarta. Ed ecco la nostra scomposizione. Volevo vederne ancora un'altra. Spero che apprezziate, evidentemente molti non è che l'hanno apprezzato, non interesserà argomento perché, ripeto, ormai nelle scuole superiori si tende più si tende a non vedere questo argomento. Volevo vedere quest'altro che è interessante ed è un A alla decima più 1024. 1024, udite udite, è un 2 elevato alla decima, perché se fate i conti è un 1024 è un 32 per 32. Quindi questo non è altro che un A elevato alla decima più un 2 elevato alla decima, che evidentemente è una somma fra potenze simili pari che in prima approssimazione non si potrebbe scomporre, ma se noi questo lo riconduciamo come un A al quadrato, lo scriviamo alla quinta, 5 per 2 è 10, più un, ripeto, 2 al quadrato e lo scriviamo alla quinta, con 2 al quadrato che sappiamo essere 4, si può ricondurre, ci si può ricondurre alla prodotto notevole A quinto più B quinto che abbiamo visto. Quindi abbiamo che questo non è altro che un A quadro alla quinta più un 4 elevato alla quinta. Dunque, primo pezzo sicuramente A quadro più 4, il nostro A più B, no? Che non è poi scomponibile. Qui mettiamo, lo ricordiamo ancora una volta la formula. La formula dice che ci sarà qualche meno in più. Abbiamo che A alla quarta, quindi A al quadrato, A alla quarta e un A all'ottava, 4 per 2 è 8, no? Poi meno BA al cubo. Chiedo scusa, meno b a cubo, meno b è un meno 4, a cubo sarebbe un a alla 2 per 3, un a alla sesta, più a quadro b quadro, quindi b quadro è 16, 4 per 4 è 16, quindi un più 16, a quadro sarebbe un a alla quarta, a alla 2 per 2, no? Meno b cubo a, cioè meno a b cubo, quindi meno 4 al cubo è un 64, che è il nostro b cubo, a al quadrato, a, più naturalmente il nostro b elevato alla quarta, cioè il nostro 4 alla quarta. 4 alla quarta è un 16 per 16, che per la cronaca è un 256.
16 per 16, 16 al quadrato è 256. Pertanto abbiamo che la nostra scomposizione, la andiamo a leggere, eccola qui, è a al quadro più 4 che moltiplica a all'ottava meno 4 alla sesta più 16a alla quarta meno 64a al quadrato più 256. Volevo concludere con quest'altro, che è invece un x alla settima più 1 alla settima più b alla settima. È uguale a quello di prima che abbiamo scritto, ma con la differenza c'è qualche segno meno. Quindi sarà uguale un x più 1 che moltiplica, ricordiamo, a più b alla settima più b alla settima è scomponibile in a più b che moltiplica a alla sesta. Quindi questo diventa un x elevato alla sesta. Poi abbiamo un meno b a alla quinta, quindi b è sempre 1, quindi mi diventa un meno x alla quinta. Poi abbiamo un più, vedete che 1 è sempre, quindi un più x alla quarta. Poi abbiamo un meno x al cubo più un x elevato al quadrato meno un x più 1. Ed eccola allora la scomposizione con il vantaggio che naturalmente 1 alla settima è sempre 1, quindi 1 non cambia mai. X più 1 per x sesto meno x quinto più x quarto meno x cubo più x quadro meno x più 1 è la scomposizione di x alla settima più 1. Vi saluto nel prossimo, a partire dal prossimo video, inizierò a parlare di trinomio notevole, cioè scomposizione del trinomio notevole. Ciao e alla prossima. Ciao.